povero volpe del bosco di Farting aveva molti problemi, oltre la neve che cadeva senza sosta e la fame che la neve provocava. I suoi stessi seguaci stavano perdendo fiducia in lui. Mamma! Mamma! Mia madre è scomparsa! Beh, siamo nel territorio di Farting, quindi in teoria dovrebbe essere perfettamente al sicuro. A meno che... A meno che cosa? A meno che... Volpe! Oh, no! Non potrei mai perdonarmelo. Dovevo assicurarmi che fosse dietro di noi. E ora Volpe... Oh! Sapevo che era affamato, ma... È una brutta storia. Volpe è stato l'ultimo che abbiamo visto con lei. Ma non l'avete visto con i vostri occhi? Diciamo, attaccarla e mangiarla. No, ma gli indizi lo dimostrano. Non è così, amici? Sarà meglio chiederlo a Volpe. In breve, Volpe, io ti chiedo il nome del giuramento del bosco di Farting. Tu prima hai mangiato o non hai mangiato mia madre? Sul giuramento del bosco di Farting, no. Non l'ho fatto. Non ti credo. Ma che cosa vi sta succedendo? Per caso mi sono persa qualcosa? Volpe è stato accusato di... aver divorato la signora Arvicola, donnola. Oh, come è possibile? Ho visto che se l'è mangiata sfregiato. Sfregiato? Ma era nel territorio di Farting. Avrebbe dovuto essere al sicuro. Nessuno è al sicuro con quello in giro. Ti prego, perdonami, Volpe. Sei assolto dall'accusa di aver tradito il giuramento, ma comunque devi fare assolutamente qualcosa con sfregiato. Volpe può a malapena camminare tra il gelo e la fame. Non avrebbe via di scampo. Forse la tua reputazione è così grande da impaurirlo. Oppure ha una reputazione del tutto immeritata. Battersi creerebbe dei guai ancora peggiori. In questo caso, il giuramento non significa più niente per nessuno. È finita. Ha ragione Topolino. Il giuramento non ha più valore. Come vorrei che ci fosse il mio vecchio amico Tasso. Ormai non c'è più niente che ti trattenga. La zampa è ancora un po' rigida. Oh, sono soltanto scuse. Quello dipende dalla tua età. Oh, beh. Nulla può durare eternamente. Ci stai forse ripensando, amico? No, no. No, è solo che mi sembra così strano essere di nuovo all'aperto. Oh, vedrai che ti riabituerai presto. Ti andrebbe un po' di compagnia per un tratto? Ti ringrazio, gatto, saresti molto gentile. Hai visto per caso il tuo amico Nibbio? Oh no, puoi stare tranquillo. Credo che presto nevicherà di nuovo. Allora è tempo che me ne torni indietro, al mio posticino, vicino al fuoco. Sei proprio sicuro che non ti interessa dividere il mio genere di vita? Povere volpe, volpina. Povera talpa, come soffriranno con questo freddo. Staremo tutti meglio nel cottage del guardiacaccia. Non avrei mai dovuto andarmene. Sì, sì, devo portarli tutti con me in quel cottage caldo. In ogni caso... speravo che mi sarebbero venuti a salutare. Questa collina non me la ricordavo. Stupido vecchio pazzo! Ma perché proprio nessuno
gli è voluto venire incontro. Tasso! Tasso! Sei proprio tu! Talpa. Oh, Tasso! Bentornato tra noi! Quanto a questo non ne sono sicuro. A proposito, Gatto ti manda i suoi saluti. Ti ringrazio! Mi dispiace che Nibio l'abbia aggredito. Quello stupido uccello! Gatto mi stava facendo un favore. Sì, lo so. E mi dispiace. Volpe e Volpina ci sono? Sì. Non sei felice di rivedermi. Stai mangiando topolini, donnola? Sì, ne vuole uno? Ho sempre preferito prede vive. Non sono topolini del bosco di Fartin? No, non lo sono. E comunque, signor sfregiato, signore, erano morti per il freddo, gliela assicuro. Non come quell'arvicola che ha mangiato lei. Oh, dunque avresti visto tutto, vero? Sì, è così. E, caro signor sfregiato, sono costretta a dire a lei che quella particolare arvicola era una mia amica, una creatura del bosco di Fatting. E allora, che avresti intenzione di fare adesso? Niente. Hai intenzione di dire a qualcuno d'avermi visto mangiare un'arvicola del bosco di Fartin, donnola? Sei veramente sicura di questo? Molto bene, perché se mai dovessi osare di dirlo a qualcuno, sfregiato ti ucciderà in un baleno. Proprio come ha ucciso la tua amica. È chiaro? Signor sfregiato, per favore, mi lasci andare! Va bene, d'accordo. Ma una precisa condizione. Voglio che tu diventi la mia spia fra le creature del territorio di Farting, eh? D'ora in avanti voglio sapere tutto quello che fa Volpe. Hai capito? Perfetto. Bene, allora ci rivedremo molto presto. Ciao, ciao! Dove sei stato tutto questo tempo? Beh, io ero... ho visto tutto quello che è successo. Allora perché non sei venuto ad aiutarmi, orribile mostro vigliacco? Perché sono un orribile mostro vigliacco. Oh!